Se volete farvi la squadra dei vostri sogni, basta andare nel link in descrizione, U7Byte, andate su acquista, buy, utilizzate il codice coupon NMF per avere il 5% di sconto. Trovate tutti qui i link in descrizione. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Benvenuti nella player video Ikai Gundogan, la sua versione TOTS. Prima di iniziare questo video vorrei che lasciaste un bel mi piace a questo video, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina. E qui in descrizione troverete link ai nostri social, quelli Facebook, Instagram, gruppo Telegram, canale di Twitch. Onestamente parlando, Ikai Gundogan è una buona carta, ma ha tante cose che non sono al top in questo periodo. Se questa carta fosse uscita tipo anche 2 mesi fa, sarebbe stata nettamente più interessante. Una versione Potm di Ikai Gundogan 86-88 non mi ha mai ispirato, onestamente parlando. E anche questa non mi dice nulla di che. Allora, un centrocampista centrale ha bisogno di velocità. Secondo me una fase difensiva deve essere molto completo. Lui purtroppo ha delle cose che non vanno bene. La cosa principale che si sente troppo è la resistenza, è 82, non mi piace assolutamente. Anche la forza è 84, buonina. Aggressività 81, non tanto interessante. Il colpo di testa lasciamolo perdere totalmente. La fase difensiva non è male, ma non vi aspettate che la sappia ricoprire veramente bene. Infatti in una partita o due partite l'ho messo con una tattica ripiega in difesa e lì si sentivano le pecche nella fase difensiva. L'agilità e l'equilibrio non mi piacciono particolarmente, ma tutto del dribbling insomma può andare bene ed è un pro secondo me, perché ha reattività, controllo palla, dribbling e freddezza. In più le 4 di skill. L'agilità e l'equilibrio lo rendono appunto un po' così e così, soprattutto per le skill più agili si sente questa agilità non elevata e si sente questa mancanza di equilibrio in alcune occasioni, in alcuni contrasti, in alcuni dribbling. Il passaggio secondo me è buono e può far tranquillamente il COC, infatti ve lo consiglio più come COC e non come magari centrocampista centrale, perché saprà passare bene sia nel corto sia nel lungo, non avrà problemi, particolari problemi nel cross con 86, visione ottima 95, il calcio piazzato 82, ma penso che ora come ora abbiamo altri giocatori che sappiano battere meglio i calci piazzati. Magari gli facciamo battere dei calci d'angolo, ecco, se proprio vogliamo. Il tiro è interessante, va benissimo sia come COC sia come CC, perché comunque saprà segnare ed è una cosa che non fa male assolutamente, a parer mio. Ha posizionamento, work rate medio in difesa e un alto in attacco, ecco perché vi consiglio più di metterlo come COC e meno come centrocampista centrale. Centrocampista centrale ci starebbe un medio-medio o un alto-alto. Dicevo, il tiro dalla distanza saprà tirare veramente bene, ha un'ottima potenza tiro anche 96 in carta con 99 rigori, quindi magari possiamo fargli battere i rigori abbastanza facilmente. La velocità 83 va bene all'inizio, però una certa diventa di meno, diventa tipo un 80-79 e non mi piace particolarmente. Come indice di irridabilità da 1 a 5, tedesco, Premier League, Manchester City si ridà bene, gli do un 3.5-4 meno. Come prezzo abbiamo un 95, 98, 100k, dipende un po' dal periodo in cui lo andiamo a comprare. Io l'ho pagato 93.000 crediti, l'ho preso più per rivenderlo, per farci un po' di crediti, e l'ho provato nel mentre. Come alternativa vi posso dire appunto un Gundogan Potm, oppure magari un Sokcek, un Tielemans, un Jones nelle versioni, Jones nella versione Future Star, Thiago nella versione Footbirthday volendo. Come stile intesa l'ho provato col base, io gli ci metterei motore onestamente parlando, oppure catalizzatore, anche se non serve aumentare il passaggio, ma un'ombra ci starebbe bene. 4 di piede debole sono veramente ottime. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta è un 8 pieno, una carta buona. Però non è top, ma non è nemmeno un flop, si piazza nel mezzo e può andare bene in alcune squadre un po' più low budget. Ma ragazzi, ditemi voi cosa pensate di questa carta, di questa review. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento, una condivisione, così vi rispondo. Saluto e ringrazio. Ciao belli.